lasciamo da parte tutte queste tasse, tutta questa violenza di cui abbiamo già fatto cenno e che viene testimoniata poi ampiamente alla pagina 2, la scheda numero 2, alla linea 6 della scheda numero 2, cioè nella seconda pagina, lì c'è un brano del primo libro di Maccabei che parla di questo modo violento di comportarsi di allora, di chi aveva il potere e l'esercito. Alla linea 17 trovate la ribellione ebraica, rappresentata da questo episodio di Modin. Poi, alla linea 36 avete una testimonianza della repressione selevcida. Quello che a me interessa mostrarvi, invece, si trova alla linea 53. Perché? Lasciamo da parte tutte queste cose generali, andiamo a qualche cosa di particolare, dove noi troviamo non solo la descrizione di ciò che succedeva a Gerusalemme in maniera particolare, ma anche scopriamo la riflessione che questo storico fa proprio in rapporto a ciò che succede. Ed è una riflessione che ci aiuta ad entrare dentro una certa mentalità di fede, sia per comprendere ciò che è successo allora, sia alle volte per capire ciò che succede a noi. Non molto tempo dopo, siamo dunque a pagina 2, linea 53, il re inviò un vecchio ateniese per costringere i giudei ad allontanarsi dalle patrie leggi e a non governarsi più secondo le leggi divine. Chi era questo vecchio ateniese? Non lo sappiamo, ma si ipotizza che sia un filosofo itinerante. Allora erano molto abbondanti, e la figura del filosofo itinerante in Israele diventa una specie di incubo, perché non c'era solo questo vecchio ateniese mandato dal re, ce n'erano a Cannoli. E sarà proprio contro uno di questi che il Corriere scrive il suo libro. È proprio dialogando con uno di questi che nasce il libro del Corriere. Quindi continuamente interroga e risponde un ipotetico interlocutore che non compare mai nel libro, ma lo si intravede proprio dal tipo di risposta che il Corriere. Non molto tempo dopo, dunque, il re inviò un vecchio ateniese per costringere i giudei ad allontanarsi dalle patrie leggi e non governarsi più secondo le leggi divine. Inoltre, per profanare il Tempio di Gerusalemme e dedicare questo a Giove Olimpio e quello sul Garzin invece a Giove Ospitale, come si confaceva agli abitanti del luogo. Grave e intollerabile per tutti era il dilagare del male. Il Tempio, infatti, fu pieno di dissolutezze e gozzoviglie da parte dei pagani che, bellissimo sto verbo, gavazzavano con le prostitute e dentro i sacri portici si univano a donne e si introducevano le cose più sconvenienti. Quel gavazzare è una pennellata formidabile, non si adopera più in italiano. L'altare era colmo di cose detestabili, vietato dalle leggi. Non era più possibile né osservare il sabato, né celebrare le feste tradizionali, né fare aperta professione di giudaismo. Si era trascinati con aspra violenza ogni mese nel giorno natalizio del re, compleanno mensile, ad assistere al sacrificio quando ricorrevano le feste di Dionisia, che si era costretti a sfilare coronati di edera in onore di Dioniso. Fu emanato poi un decreto diretto alle vicine città ellenistiche per iniziativa dei cittadini di Tolemaide, perché anch'esse seguissero le stesse disposizioni contro i giudei, li costringessero a mangiare le carni dei sacrifici e mettessero a morte quanti non accettavano di partecipare alle usanze greche. Si poteva allora capire quale tribolazione incombesse. Furono denunziate, per esempio, due donne che avevano circonciso i figli, appesero i loro bambini alle loro mammelle e dopo averle condotte in giro pubblicamente per la città,
le precipitarono dalle mura. Quindi hanno impiccato i piccolini alle mammelle delle madri. Come abbiano fatto non lo so, insomma. Altri che si erano raccolti insieme nelle vicine caverne per celebrare il sabato, denunciati a Filippo, vi furono bruciati dentro perché essi avevano l'impugnanza di difendersi per rispetto in quel giorno santissimo. Era sabato, non potevano combattere. E quindi li hanno ammazzati come topi. Adesso subentro l'autore fa una riflessione di tipo teologico-filosofico. Io prego coloro che avranno in mano questo libro di non turbarsi per queste disgrazie e di considerare che i castighi non vengono per la distruzione, ma per la correzione del nostro mondo. È un chiodo fisso nel mondo ebraico tardivo capire che le sofferenze non sono mai punizioni per i peccati, ma sono correzioni per i peccati. Guardate che molto importante, perché tra di noi c'è ancora qualcuno che pensa alla punizione, quindi è vetero ebraico. Non è neanche un ebreo moderno, un ebreo aggiornato. Tanto meno è cristiano, perché per il cristiano la sofferenza è compartecipazione insieme con Cristo innocente a quella che chiamiamo la sofferenza redentiva. E veramente il fatto che gli empi è data libertà per poco tempo e subito incappano nei castighi è segno di grande benevolenza. È vero che il male sembra aver il sopravvento. È vero che purtroppo questo male può prolungarsi anche oltre la nostra vita terrena, quindi ci sembra infinito, enorme. Ma il male è sempre breve. Io adesso vi faccio un paragone che forse non è tra i più felici, ma può farci capire qualche cosa. Fatto salve alcune persone giovani, tutti quanti noi sappiamo che cos'è stato il 68 e il 75. In quell'epoca storica lì, sotto il profilo culturale, voi avevate l'impressione che il cristianesimo fosse stato cancellato. Per radio, Padre Eterno, programmi che toccassero temi religiosi, mai, niente. Programmi che toccassero spiritualità, mai, niente. Neanche oroscopi, neanche, che so io, ciarlatanerie di mani, niente, proprio chiuso tutto. Nel 75 poi abbiamo avuto una specie di ritorno di fiamma da parte di coloro che pensavano ancora, illudendosi, di coniugare cristianesimo e marxismo. Apparentemente sembrava che ormai il mondo andasse per quella strada. È ritornato l'attenzione alla spiritualità, cioè al mondo interiore dell'uomo. E avete giornali, radio, televisioni che affrontano problemi religiosi, che poi non affrontino in maniera cattolica, questo è un altro tipo di problema. Però la spiritualità è ritornata prepotente, anche con tutte le sue devianze, se volete. Ma quella situazione in cui sembrava prevalere sia Simone de Beauvoir, sia Sartre, sia l'uomo a una sola dimensione, non so se lo ricordate, sembrava ormai che noi fossimo materia, pura materia, non altro che materia, e una volta accudito la materia avremmo accudito tutta la persona. Ma c'era una mentalità, quella mentalità oggi non c'è più. È chiaro, si parla di oroscopi, si parla di veggenti, si parla, che so io, di hotel, ma è compagnia bella. Noi come cristiani non possiamo essere d'accordo, però c'è un dato di fatto. La cultura nostra ha scoperto la dimensione dello spirito. In maniera giusta o sbagliata che sia, questo sarà un giudizio morale che noi cristiani siamo chiamati a dare. Ma sotto profilo
profilo storico-culturale, oggi mai nessun giornale, nessuna radio, nessuna televisione si permette più di affermare che l'uomo è a una sola dimensione. Il male, ricordatevi che il male non significa solo cose cattive, ma anche cose parziali, assolutizzate sulle altre. Questo a solo tempo breve, ricordiamoci. Prego. E dipende da cosa si intende per bene o per male. Prevale il bene o il male? Beh, oggi, se noi dobbiamo giudicare dal punto di vista cristiano, diciamo che c'è molto più male oggi che non quando eravamo bambini, questo è l'istinto che abbiamo nel parlare. Ma se noi parlassimo con gli adulti, anzi con i vecchi attuali che erano adulti, allora ci direbbero: guarda che il male che c'è oggi allora non era comunicato, non era conosciuto, ma il male c'era anche allora, la perpetrazione, le violenze, il relativismo etico, i sotterfugi, le corruzioni. Se noi pensiamo che alla fine della Seconda Guerra Mondiale in varie procure si sono insabbiati tutti i documenti che riguardavano le violenze perpetrate alla fine della guerra, e da parte dei tedeschi, e da parte dei partigiani, e da parte dei repubblichini, proprio archiviato chiuso, non se ne parla altro, beh, noi rendiamoci conto che tipo di bello dovevano avere allora quelle generazioni per riuscire a dire: non è successo niente, insabbiamo tutto. Questo oggi sarebbe intollerabile. Allora lo facevano e tranquilli, andavano a comunicarsi tutte le mattine. Voi pensate che fino a 15 anni fa Pasolini era un ideale anche per i ragazzi, dopo che lui aveva trattato i ragazzi in una certa maniera, oggi sarebbe uno sporco pedofilo. Mi spiego? Cioè, le situazioni culturali si modificano, certi giudizi cambiano, la sensibilità prende altri aspetti. Certo, oggi noi abbiamo molto più rispetto, o meno livello di sensibilità, di rispetto per i bambini, di quanto lo avesse la generazione precedente alla nostra. Oggi abbiamo forse esagerato da un'altra parte, perché il troppo storpia, sempre. Una volta bambino, quando aveva già 10 anni, si prendeva la responsabilità del fratellino di 1 o 2. Oggi chi osa consegnare in mano a un ragazzino, una ragazzina di 10 anni, un bambino di 1 anno? Una volta era normale, oggi guai, diventa una specie di assassinio sociale. Mio nonno è partito a 14 anni, emigrante per la Germania. 14 anni, oggi a 14 anni la mamma va ancora a rimboccare le coperte ai bambini e dire: coccolo, vuoi un ciuccio? Senti. Perciò ci sono situazioni diverse, è un po' difficile fare il paragone. Succede anche così. In compenso, per allora, se mi è permesso un paragone, i bambini non erano scemi e vedevano le violenze che si perpetravano all'interno della casa, e poi c'era anche l'omertà che accompagnava queste violenze. Per cui certe cose escono fuori, magari in età super adulta, dicendo: purtroppo sì, anche mia zia, anche mia madre hanno subito questo, anche mio padre, anche qua, anche là. Sono cose difficili. Teniamo presente che oggi in alcuni settori della società c'è tanto disprezzo della vita quanto allora c'era nel sistema politico. Ammazzare Matteotti è stato un gioco da ragazzi. Oggi nessuno si sogna che ipotesi o Bertinotti mi ammazzi Berlusconi o viceversa. Cioè, è fuori da tutti gli schemi. Allora invece no. L'omicidio faceva parte del gioco politico, purtroppo. Purtroppo non è
era accettato e non lo si faceva. Oggi non è accettato e non lo si fa. Quindi per certi aspetti possiamo essere migliorati. Si dice che c'è il divagare della droga, ma avete approfondito un pochettino che cosa facevano i gerarchi. Certo non era diffusa come oggi, ma una certa classe borghese lo usava, la conosceva e faceva disastri. Avanti popolo, c'era di tutto. Solo che ricordatevi che oggi tutto quanto è in piazza e avviene la comunicazione dell'informazione in tempo reale. Per cui mentre sta succedendo già lo sappiamo. Che c'è sempre stato. Ma è un po' difficile dire che il passato è migliore del presente o il presente è migliore del passato. Tra l'altro il Coelho, che è l'uomo più disincantato che io abbia mai conosciuto, lo dice con chiarezza. È poco saggio dire ieri è meglio di oggi. Poco saggio. Perché appunto non conosciamo tutto. Velocemente, vediamo se riusciamo due o tre minuti e stare dentro. Poiché siamo al versetto 14, linea 13 della terza pagina, poiché il Signore non si propone di agire con noi come fa con gli altri popoli, attendendo pazientemente il tempo di punirli, quando siano giunti al colmo dei loro peccati, e questo per non dover alla fine punirci quando fossimo giunti all'estremo delle nostre colpe. Perciò egli non ci toglie mai la sua misericordia, ma correggendoci con le sventure, non abbandona il suo popolo. Questo sia detto come verità da ricordare. Dopo questa breve parentesi, torniamo alla narrazione. Di tutta questa riflessione che noi abbiamo visto dalla linea 11 alla linea 18, che cosa c'è da tenere per noi? Che merita essere preso in considerazione. Merita il versetto 16. Egli non ci toglie mai la sua misericordia. Guardate che questo è molto importante. Ma correggendoci con le sventure, perciò tutte le cose che non ci funzionano, sono un modo, alle volte soft, alle volte un po' ruvido, sono un modo che Dio adopera per correggerci. Dunque, quando ci capita qualche cosa di contrario, qualche cosa che ci fa soffrire, qualche cosa che non ci va bene, è giusto che noi reagiamo. Ma dovremmo imparare ad ascoltare queste cose. Dio ci sta dicendo che c'è qualcosa che non funziona. Quindi è giusto che noi ci diamo del tempo, impariamo a fermarci e vedere che cosa non funziona. Guardate che sembra un ragionamento facile, quando cominciate invece ad applicarlo diventa piuttosto impegnativo, perché ci accorgiamo che ogni volta che c'è qualcosa che non funziona vuol dire che c'è qualche cosa che noi possiamo correggere nel nostro stile di vita, nei nostri atteggiamenti verso la realtà, nei nostri rapporti con gli altri, nelle nostre scelte, nei nostri ritmi quotidiani. C'è sempre qualche cosa che possiamo cambiare in meglio, che poi ci riusciamo o meno, purtroppo dipende dalle nostre forze, dalla nostra situazione, dalla nostra capacità. Ma ricordiamoci che se c'è qualche cosa che ci fa male, è una correzione sulla quale noi è giusto che apriamo il nostro animo per capire di che cosa si tratta e per vedere se sia possibile modificarci. Detto questo, ancora tre minuti vi rubo per dirvi brevemente che cosa troveremo in questo libro di Daniele che ci accompagnerà anche nel prossimo incontro. Adesso abbiamo visto, diciamo così, la situazione in cui nasce e vedremo alcuni elementi importanti del testo. Il libro si può suddividere
come notate dalla linea 23 alla linea 26 della terza scheda, in quattro momenti. C'è un'introduzione generale, dove vengono presentati questi ragazzi ebrei, Daniele, Abdia e Abdenego, e poi prendono anche altri nomi, Azaria e Mizaele, ragazzi ebrei alla corte di Nabucodonosor. Poi dal capitolo secondo al 7 avete le narrazioni che trovate descritte dalla linea 29 alla linea 34. Nel capitolo secondo c'è un sogno che racchiude una storia orientata verso il regno di Dio. Si tratta della statua che Nabucodonosor vede, ed è quella famosa statua, se ricordate, oro, argento, eccetera. E al capitolo terzo c'è l'attesa di questo regno che richiede una fedeltà. Nabucodonosor si fa costruire una statua d'oro e vuole che tutti l'adorino, i giovani. I nostri tre amici, Daniele e gli altri due, si rifiutano e vanno a finire nella fornace, dalla quale ovviamente vengono salvati. Capitolo quarto e quinto esprimono invece il giudizio condizionato di Dio nei confronti del paganesimo e il cosiddetto giudizio definitivo nei confronti del paganesimo. In due episodi, uno è la follia di Nabucodonosor che poi rientra in equilibrio e in saggezza, e l'altro è la famosa mano che scrive sul muro Mane Tekefares nel banchetto di Baldassarre. Nel sesto capitolo c'è ancora un'altra volta l'attesa del regno che richiede fedeltà alla legge, e troviamo il nostro amico Daniele nella fossa dei leoni, appunto perché si è rifiutato di adorare quella statua. E al capitolo settimo abbiamo le visioni delle bestie e il trionfo del figlio dell'uomo su queste bestie. Le bestie sono i regni violenti, il figlio dell'uomo sarebbe inizialmente Israele e poi diventa una figura misteriosa. E ancora una volta abbiamo la storia orientata verso il regno di Dio. Se notate, siamo in uno schema concentrico dove il dato più importante è il giudizio che si dà sul paganesimo. Non presente solo allora, ma presente anche oggi. L'altra parte, siamo alla linea 25, l'altra parte del testo sono le visioni, dal capitolo 8 al capitolo 12. E in queste visioni che cosa troviamo? Linea 36. La visione del montone e del capro. Voi dite, siamo in ambito pastorale? Sì, siamo in ambito pastorale. Ma dietro a questo montone, a questo capro, c'è il grande impero persiano e dopo l'impero cosiddetto macedone, da cui esce fuori un corno che era più cattivo degli altri. Vengono fuori tanti corni in questo capitolo. Kerem in ebraico vuol dire corno, ma vuol dire anche potenza politica, vuol dire tutte le cose. Al capitolo 9 abbiamo invece la rilettura della profezia di Geremia circa i 70 anni dell'esilio. Geremia aveva misurato i 7 anni sabbatici, 7 per 7, 49, e mentre invece Daniele dice no, non si tratta di anni sabbatici ma di anni giubilari. Quindi gli anni sabbatici sono ogni 7 anni, gli anni giubilari ogni 50. 7 per 7 fa 49, quasi 50 anni, poco più dura l'esilio, mentre invece l'Antioco IV Epifane, dall'esilio all'Antioco IV, intercorrono circa 400 anni più o meno. Poi abbiamo la terza visione, dove c'è una presentazione ovviamente molto simbolica della storia dell'impero persiano fino all'Antioco IV, sarebbe la rilettura della profezia trovata al capitolo 9. Ed infine il testo si chiude con una profezia sigillata, che si dice tutto questo deve essere chiuso e manifestato nei momenti opportuni. È il classico gioco dei testi apocalittici che dice è stato scritto questo libro 400 anni fa, per oggi di fatto è stato scritto
l'episodio della casta Susanna in greco e l'episodio di Bel e il drago, e Daniele torna sulla fossa dei leoni come chiusura del libro, per indicare appunto che l'uomo purtroppo si salva da determinate situazioni, ma poi ci ricasca dentro nella persecuzione, nella difficoltà, nella sofferenza. Questo è il quadro generale. Teniamo presente però che il libro di Daniele, pur chiudendosi con Daniele nella fossa dei leoni, lancia un messaggio di ottimismo. Guardate che dalla persecuzione, dalla sofferenza si esce sempre fuori, sempre. Teniamo ancora presente l'ultima cosa, poi chiudiamo, perché si esce sempre fuori? Anche dalla morte si esce fuori, che è la peggiore persecuzione che possiamo vivere. Sì, anche da quello, perché per la prima volta in tutta la storia della teologia ebraica, nel libro di Daniele, al capitolo 12, compare la prima confessione di fede sulla vita oltre la morte. E poiché la concezione ebraica dell'uomo è olistica, cioè l'uomo non è diviso in anima e corpo, ma è una unità, quando muore muore tutto, e quando vive, dopo la morte, vive tutto. Quindi la vita dopo la morte viene concepita dal libro di Daniele come resurrezione. Tenete comunque presente questo messaggio: da qualunque sofferenza se ne esce, o per merito nostro, quindi per fatica nostra, il contributo nostro, o perché Dio ci viene incontro. Ma né la sofferenza, né la persecuzione, né la morte hanno l'ultima parola su di noi. Mai. Questo è il grande messaggio di fondo. Signori, ci vediamo. Proprio presente. Thank you.